festa della Madonna. L'unica cosa che penso oggi di trasmettere a voi e condividere con voi è questo momento importante della nostra storia umana, cioè un invito ad andare oltre. Dio ci invita ad andare oltre, che noi abbiamo ricevuto come missionari e missionarie della Consolata. E solo questa eredità che ci farà essere veramente missionari della Consolata nel mondo in cui viviamo. Se noi siamo per le periferie del mondo, se noi siamo per quelli che non conoscono Gesù Cristo, allora noi dobbiamo soltanto correre verso di lei e dice dobbiamo rinascere da questa fonte che è veramente dove scaturisce la nostra, il nostro essere e la nostra missionalità. Per noi questo è il messaggio che oggi il Signore ci indica. È un progetto di Dio che Maria sa solo dire. Lei fa soltanto due cose, due mosse molto importanti di questo racconto. Dice soltanto: come è possibile questo? Vuole soltanto la chiarificazione, perché lei vive la vita semplice, non conosce nessun uomo e adesso deve avere un bambino. Come è questo? Solo la chiarifica di questa domanda. E poi alla fine dice: sono la serva del Signore, si faccia tutto che lei ha detto. La serva. Quindi l'altra parola ultima che posso condividere con voi è essere questi servi del Signore nel nostro mondo. E per dire essere servi, noi dobbiamo spogliarci di tutte tante cose che abbiamo, ci abbiamo addossato. Perché abbiamo addossato di tante cose, abbiamo tanti vestiti che non sono i nostri vestiti. E questi vestiti dobbiamo lasciare perdere e spogliarci totalmente per lasciare che Cristo, Dio, ci tocca nel cuore, nel profondo della nostra vita, per poter andare a predicare il suo Vangelo, per poter essere uomini di gioia, uomini di speranza e donne di speranza nel mondo in cui viviamo. Ecco la nostra, la serva del Signore, non qualsiasi altra cosa, non la persona di potere, non la persona di qualsiasi cosa, ma la serva del Signore sotto tutti i punti di vista, semplici, autentici, onesti e coerenti nella nostra consacrazione. Chiediamo alla Madre di Dio, presentando il nuovo team, consiglio al Signore, anche il lavoro nostro dei capitolari al Signore e alla Madonna sotto i suoi piedi, così possiamo sempre essere uomini e donne credibili della speranza e della gioia di Cristo.